Grazie a mio papà che mi ha trasmesso questa passione da quando ho 7 anni, mi ha portato sul campo da tiro e da lì mi sono appassionata di questo sport. È nato tutto per gioco, ma alla fine è diventato un lavoro ed è diventato la mia vita. E ci sono stati ovviamente momenti difficili che però sono riuscita a superare con grande voglia e con grande anche divertimento. Sacrifici ce ne sono stati tanti, però non mi hanno pesato affatto. Non sono mai entrata in una discoteca, non esco mai il sabato sera, però questo non mi pesa affatto. Io sono così molto serena, una ragazza molto semplice, non amo stare fuori la notte. Io l'ho fatto per me stessa perché volevo arrivare a raggiungere questo obiettivo che avevo da quando ero veramente una bambina, e quindi questa medaglia ripaga tutti i sacrifici che ho fatto. Una volta che ci si pone un obiettivo è normale che bisogna rinunciare, come spesso fa lei o come spesso facciamo insieme, a fare semmai tardi la sera, per fare un esempio banale, no? Perché tu sai che domani hai gli allenamenti o a volte anche le gare. Però ecco, se una persona vuole raggiungere davvero degli obiettivi in qualunque cosa, tutto quello che fa non è sacrificio, alla fine diventa soltanto il modo per raggiungere quello che tu ti sei prefisso. E spero di essere un esempio per tutti loro e per gli adolescenti, insomma.